Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Voi potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i loro fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di essi e i capi li opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra di voi sarà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare in riscatto la propria vita per molti». Bene, fratelli, cominciamo questa settimana con la festa di San Giacomo Apostolo, martire. E mi aiutava moltissimo oggi perché appare la madre di Giacomo, no? E di Giovanni. E ripensavo alla chiamata di Pietro, Andrea e Giacomo e Giovanni, che erano in società, no? Era un'azienda ittica, no? Anche abbastanza famosa e sicuramente di buoni profitti, almeno, no? Diciamo, come lignaggio, come importanza, secondo questo si evince dalla terminologia greca del Vangelo. Ma quel giorno passa Gesù, vede il loro fallimento evidentemente e li manda a pescare, no? E pescano. Il Signore dice: «Vi farò pescatori di uomini». A sentire questo come una profezia, dice il Vangelo che lasciarono tutto e lo seguirono. Nelle varie versioni, qualsiasi siano, anche quella che non prevede la pesca miracolosa, solo che impressionante, no? Gesù passa, li guarda e dice: «Venite, seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Sì, capiamo la fama di Gesù, capiamo tutto, ma insomma, lasciare tutto, lasciare una ditta, una compagnia avviata, insomma. Eppure così dice, no, il Vangelo: lasciarono tutto. Le reti, dice, con il loro padre Zebedeo. In effetti dice che lasciarono il padre Zebedeo, non la madre, no, è una battuta, no, per dire che lasciarono tutto lì, le reti, e se ne andarono. Ci fu un taglio, però qui riciccia fuori la madre, rispunta fuori la madre e chiede ciò che purtroppo normalmente le madri chiedono, chiedono una buona posizione per i loro figli, no? Un certo prestigio, eccetera, assicurazione sulla vita, che non abbiano una vita insomma abbastanza buona, e che poi, visto che c'è, allora è come una intercessione della madre, una intercessione carnale, un po' diversa, anzi radicalmente diversa dall'intercessione della Vergine Maria: non hanno più vino, aiutali, non c'è festa nella loro vita. Mi colpisce perché ripensavo anche al ladrone, no? A Dismas, il buon ladrone, che fa una domanda al Signore quasi simile, vero? Dice: «Ricordati di me quando sarai nel tuo regno». E qui gli dice: «Di che questi miei due figli siedono uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Allora, tutti, diciamo, sono d'accordo che Gesù è venuto ad instaurare un regno. Però sappiamo la Basileia, sappiamo il regno, per Israele era abbastanza immanente.
ammettiamo che abbiano capito qualcosa, diciamo una verniciatura spiritualizzante, non proprio un regno, ma insomma comunque qualcosa dove si mangia bene, ecco, dove si sa potere e prestigio. This must no. Il buon ladrone, ebbene fratelli, il buon ladrone stava bevendo il calice del Signore, era crocifisso come lui. Per questo, con fede, chiede di essere ricordato da Gesù nel suo regno. Un pochino come il figlio prodigo, no? Dice, padre, non sono degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come ultimo dei garzoni. Basta che mi fai entrare là, anche nell'ultimo posto, non lo so, lì in un angoletto. E infatti l'iconografia bellissima di Dismas, no? Del buon ladrone, è sempre, non sempre, però alcune volte, la maggior parte delle volte, è insomma lì messo da una parte, è quasi che entra a metà, diciamo, dal cerchio, del seno di Abramo, per esempio, vicino alla Vergine Maria, eccetera, e lì Dismas, e lì quasi, no, di soppiatto, quasi di traverso, quasi proprio ce l'ho fatta all'ultimo momento. Però poi risulta essere il primo a essere entrato, no? Però è lì, di sguincio, è lì, però è entrato, capite? È entrato. Ed è all'ultimo posto, ma è entrato. Allora, sapeva benissimo, essendo in quella croce, sapeva benissimo che poteva andare all'inferno. Cioè l'assenza di Dio, l'assenza di pace, l'assenza di amore da tutta la vita. Allora intuiva che nel regno di Dio tutto questo era, non c'era, cioè c'era amore, c'era vita, c'era pienezza, c'era gioia, ci sarebbe stato tutto questo, perdono, vita eterna. Allora mi basta assaggiarla, perché comunque vita eterna, no? Comunque se io mangio un grammo o mangio 5 kg di questa pietanza eterna, è sempre incorruttibile, è sempre, sempre partecipe dell'infinito, sono insomma della salvezza, ecco, la scampo la morte eterna, scampo la Genna. Giacomo e Giovanni, soprattutto la loro madre, che è l'immagine di ciò che li ha partoriti nella carne, nel peccato mi ha concepito mia madre, questa carne desidera altro, cioè immagina e fotografa il regno di Dio, il regno dei cieli, il regno di Gesù, lo immagina, noi immaginiamo, e così tutte le cose religiose, così la comunità cristiana e così i rapporti anche, no, religiosi, cristiani stessi, sempre filtrati dai criteri mondani, i criteri umani, le immagini che noi abbiamo da nostra madre, ricevuto da nostra madre, dalla carne, voglio dire, dalla cultura, eccetera. Per cui dice, qua come funziona, a destra e a sinistra sta meglio, ecco, ci mettiamo lì. No, dice, ma tra voi non è così. Perché è chiaro, questo provoca sdegno negli altri 10, come sempre. Le invidie, le gelosie. È chiaro che tutto quello che è carnale e umano è generato nel peccato e quindi genera invidia e gelosia. È interessantissimo, fratelli, perché è quello che succede nei partiti politici, quello che succede nei gruppi di amici, è quello che succede nelle nostre famiglie. Allora, quello che mi aiutava tantissimo e mi rallegrava e mi dava un sacco di consolazione oggi è che è vero che Giacomo aveva lasciato tutto. Ripeto, aveva lasciato il padre, però mancava la madre, cioè mancava quello che era più duro a lasciare, a tagliare quel cordone ombelicale con il passato, con la carne, con le tradizioni, con la famiglia, con i pensieri, con i valori, eccetera, con i criteri, la carne, il mondo, e quello come un po' come un elastico riciccia fuori, come un elastico. Ma è una grande consolazione, perché dice la parola oggi di San Paolo che noi portiamo questo tesoro in vasi di creta. Allora questa è la vasi di creta, un vaso carnale, un vaso molto debole, un vaso con molta precarietà, che non,
non è bello da vedersi, su. Anzi, molte volte dico, ma che è sta roba? Ma che ci metti? Ma che lo metti qua? Questo rubino, questo zaffiro, lo metti qua dentro? Ma scusa, ma... questo... perché l'importante è lo zaffiro. Cioè, l'importante è il tesoro che portiamo. E dove appare il tesoro? Sulla croce. Dov'è che viene purificato tutto? Dov'è che viene purificata la carne? Dov'è che viene provata il crogiuolo? La fede? E quindi cadono le scorie della carne, del pensiero mondano, del pensiero di nostra madre che ci ha generato nel peccato. Dove? Quando beviamo il calice. Quando beviamo... com'è? È arrivato a fare disma. Quindi la grande notizia è questa, che ciò che oggi ci crocifigge, sia per nostro merito, sia per colpa nostra, diciamo, come conseguenza dei nostri peccati, sia perché la storia è questa, perché la carne di tutti è debole, perché ci sono ingiustizie. Cioè quando siamo sulla croce, quando siamo stati sulla croce e stiamo bevendo il calice del Signore, allora lì comincia quel tra di voi non sia così. Lì comincia il rovesciamento di ogni criterio, ogni valore. Lì comincia la vera purificazione della carne. Queste indignazioni che costantemente ci sono, vedete, le indignazioni, si indignarono, perché si indignano costantemente col governo, con quello, con quell'altro, ma questo anche nelle nostre famiglie. Arriva la croce e di che ti indigni? Tra voi è un'altra cosa. Io vi ho servito, io sono stato l'ultimo, io vi ho amato, io sono lì dove tu non stai aborrendo di andare, stai laddove ti fa schifo, laddove la madre di Giacomo e Giovanni non poteva neanche pensare, immaginare come destino dei loro figli, l'ultimo posto. E invece l'ultimo posto è il posto di Gesù Cristo, il posto che nessuno invidia, il posto che nessuno desidera, perché è il posto dove si ama veramente. Dismas era l'ultimo posto, anzi, Dismas era al penultimo posto, perché l'ultimo era quello di Cristo. E quando si è reso conto che Cristo aveva preso l'ultimo posto, dietro a lui, si è reso conto che non c'è un amore più grande, che stava bevendo il calice, stava approfittando di bere il calice di Cristo, e di pronto, ed immediatamente la croce, che è la conseguenza dei suoi peccati, diventa servizio, diventa strumento di salvezza. E di questo sta parlando il Signore. Voi siete nevrotici, voi siete incoerenti, voi siete carnali, passionali, gelosi, tutto quello che ti pare. Avete lasciato, certo, avete cominciato a camminare con i preti, vi siete aperti alla vita, siete famiglie che desiderano essere famiglie cristiane, molti di voi sono in missione. Insomma, certo che avete lasciato, ma manca quello più grande, e quello lo stacca e lo taglia, quel cordone ombelicale lo taglia alla croce. Quella che forse stai vivendo oggi, quella che sta preparando per accoglierti, quella di tutti i giorni, fratelli, a poco a poco, giorno dopo giorno, stacca come scorie gli attaccamenti morbosi, questo elastico carnale che ci fa venire nostra madre così all'improvviso, dicendo no, con tua moglie, con tuo marito, guarda, manda mio figlio, Signore, guarda, dagli un po' di prestigio nei confronti di suo marito, guarda, di sua moglie, guarda mia figlia, dagli un po' di prestigio nei confronti di suo marito, nei confronti dei figli, guarda sul lavoro, questo e quest'altro, no? Questo è quello, costantemente quello che c'è dentro di noi, tutto purificato del crogiuolo, tutte le invidie, le gelosie, tutto finisce quando arriva la croce, una malattia, una sofferenza, un problema, perché allora lì Cristo ti unisce a te, ti unisce a sé, ti fa una sola carne con Lui, perché portando sempre il nostro corpo il morire di Gesù, perché appaia in noi anche la sua risurrezione. A questo siamo stati chiamati, questo è il regno, fratelli, questo è accaduto in Dismas, no? Che portava nel suo corpo il morire di Cristo, perché Cristo ha voluto morire come Lui, ma portava anche nel suo corpo la risurrezione, perché oggi sarai con me nel paradiso. Ecco, che rimanga in noi questa parola, che da questa festa possiamo chiedere veramente al Signore di scendere a poco da questo atteggiamento carnale della madre
di Zebedeo, dei figli di Zebedeo, dalla madre di Giacomo, di Giovanni, all'atteggiamento di Dismas. Sapete che tutti gli apostoli, che Giacomo e Giovanni sono, Giovanni non è l'unico, ma è martire d'amore, ma Giacomo è morto martire subito, quasi subito, ma si dice, la tradizione dice che Giacomo sia andato in Spagna ad evangelizzare, e nel momento in cui è più difficile gli è apparsa la Vergine Maria. Sembrava che gli spagnoli erano abbastanza duri, quegli spagnoli, coglieva un ragno dal buco, e gli appare verso Saragozza una Vergine Maria su un pilastro, la Vergine del Pilar. Ecco, anche a noi, nel momento in cui, nei momenti difficili, famiglia, lavoro, in cui siamo, il Signore ci porta a rivestire la sua natura crocifissa, a rivestire la sua natura umana offerta alla passione, nascondendo in noi la natura divina, perché appaia che crocifissi non moriamo, perseguitati non siamo abbandonati, eccetera. Bene, per vivere così abbiamo bisogno che la Vergine Maria ci dia il pilastro della sua fede, ci faccia appoggiare al pilastro della sua fede, cioè la Chiesa. La Vergine Maria appare oggi nella nostra vita e ogni giorno, come una madre, come la nostra madre Chiesa, che ci accompagna nella vita e nel compiere la missione che Dio ci ha affidato. Nonostante, anzi, grazie al vaso di creta che siamo, perché tutti possano fissare il tesoro che è Gesù Cristo, che è dentro di noi. Buona giornata, buona settimana.